Сегодня 16 декабря 2022 года, пятница. Мы собираемся на концерт нашего сына Андрея. Он будет играть Шопена. Я все, конечно, сниму профессиональной телекамерой, которую мне дала моя дочка Коровенко. Вот. Погода дождливая, но совсем не холодно. Так что вперед! Stasera abbiamo il concerto di Andrea a scuola di musica, aria di musica. Andrea suonerà Chopin e noi siamo molto orgogliosi di lui. Dove andiamo, ragazzi? Andiamo al concerto di Andrea. Sì? 16 dicembre 2022 e Andrea c'è il concerto, lezione aperta e suonerà Chopin. Le hai aperto il cancello, sì? Ecco. Chissà quanta gente viene al concerto di Andrea. Vabbè, ma è solo sei lui. Pronto? Uh-huh. Andrea, sì? Non c'è sì. Stata, Andrea, perché soltanto lui. Si vuole играл, занимался, готовился к концерту. Il tempo è piovoso, che ci frega, sì? У нас дождливо, сыро, но не холодно. Настроение отличное. Идем на концерт нашего Андрея. Все гордимся нашим молодым музыкантом, пианистом. Жалко, что нет Каролины. Peccato che non c'è Carolina. Sì? Vedi chi c'è, il maestro. Guarda il nostro Andrea, чудесный мальчик. Thank you.
posto, io ti giro la pagina. Вот. Андрей будет репетировать. Мы взяли галстук, но никто его не умеет завязывать. Может быть, маэстро. Здесь еще одна есть маэстро. Un scandale anche, fai come non te rompe le scatole, fai come. Ma andai come a casa, dai. Magari come a casa, come a casa. Così mamma prende un po' la luce. C'è la telecamera professionale. Mi ha dato Carolina, mia figlia. E dico, ma lei è giornalista. Signora, Sì, sto imparando. Ah, capito. Sì. Bella. Viene bello, eh? Eh sì. Così è un bel taglio. Col telefono non viene così bene. Eh no. Ma se può mettere pure se vuole, come vuole, eh? Sì. Mette che certo. E poi mette tutto. Thank you.
No, 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 non rovina, no. Assolutamente. Sì, vabbè, darsi più.
Dai, andiamo. Lasciamo quella luce lì in fondo, vedi? Che cosa pensate di Andrea, del suo concerto di oggi? Un grande talento. Sì, fa una vera musica, sì. Musica classica. Sì, sì. Sei emozionato? Sì. Браво, Андрей. Поставили профессиональную телекамеру. Мне дала ее дочка. У меня дочка журналистка, работает на телевидении. Вот она, эта телекамера, снимает свои передачи. И теперь я. А здесь узою ее, эту телекамеру. Sì. Siamo pronti. Nelle 24 tonalità, perché Chopin amava tantissimo Bach, e quindi Bach ha scritto 24 preludi nelle 24 tonalità, e lui ha scritto 24 preludi nelle 24 tonalità e 24 studi, 12 dell'opera 10 nelle 24 tonalità. Allora io adesso lascerei Andrea Monti al pianoforte e lo ringrazio perché si presterà, poi lo interromperò dopo. Adesso ce lo suona una volta tutto e poi ci facciamo una chiacchierata intorno al preludio. Prego, Andrea. Thank you.
stai là, stai là che adesso chiuso, Una cosa un po' grigie, dove c'erano quei frati che scrivevano quelle cose, un po', a me mi ricorda un po' il nome della rosa, e qui è, questa parte centrale è più plausibile, che possa richiamare quel giorno, quella giornata e quell'atmosfera, perché francamente la prima parte è abbastanza camuffata con quella melodia semplice, invece qui si sente proprio la voce, come se arrivassero i frati, che sono questi monaci, no? quelli scuri, lugubri, e che se vanno a prendere l'anima di Chopin, lui ci aveva delle cose strane pure lui, li fa sentire quanto è cupa questa parte. Poi ci sono tanti aspetti, adesso li vedremo uno per uno. Rifai da diretto, d'accordo. La parte, si potrebbe dire, eroica, e Chopin c'ha tanti aspetti, la parte eroica, e tenta lui di ribellarsi ai demoni che lo portano via, e comincia sto crescendo, è una lotta contro qualcosa di strano. Più angosciante, invece è una melodia dolcissima, la tonalità è chiara, re bemolle maggiore, no? E invece scrive questa melodia dolcissima. Però immaginate, poi a un certo punto c'è una mutazione molto importante, c'è l'inizio, tutto quanto, partite da qua, Andrea, quando riprende il tema, ok? Sentite che succede qua. La bemolle diventa sol diesis, ma per noi al pianoforte è lo stesso tasto, cambia colore, cambia atmosfera, cambia tutto. E se voi sentite bene, immaginate quei conventi, specialmente dell'Europa del Nord, delle cattedrali, scusate, pure a Bolzano ci stanno, a Trento, quelle cose un po' grigie. Allora, Chopin non ne parlò, dove c'era solo del... a riguardo non scrisse mai niente. Fu lei che scrisse di questa giornata spaventosa, preso come da Steve, come fosse preso da quando uno c'ha incubo, dagli spettri, ce n'aveva tanti, cioè, non è che era solo lì alla certosa di Valdemosa. La certosa da un sogno che si dice che nacque da un sogno. No, da un sogno no, non, i compositori in genere, queste sono tutte cose legate romantiche. Chopin era un ipocondriaco, abbastanza un caratterino, non è che era proprio facile, insomma, comunque pure lui. E era sconvolto dal temporale, si è sentito solo, si è sentito perso, aveva visto gli spettri, poi vedremo dove stanno questi spettri. Infatti poi il pomeriggio ritorna George Sand con i bambini, che nel frattempo pure loro avevano rischiato, perché sto temporale in quest'isola ha preso loro alla sprovvista, e tornano tutti fradici, zuppi, lei spaventata con questi due bambini, e lui sulla porta la ferma e gli fa: dove eravate stati? Credevo foste morti. Litigano perché George Sand dice non si era nemmeno preoccupato poi nelle lettere successive di chiedere come stavamo. In realtà Chopin non si era preoccupato come stavano loro, si preoccupava come stava lui, perché ripeto, era un caratterino particolare. Uno pensa a Chopin, pensa a qualcosa di molto sì delicato, sì, ma insomma non era proprio facile, diciamo così. Poi era molto generoso e tutto quanto, però oggi si direbbe che sarebbe un po' non proprio democratico. Amava il lusso, amava
certo tipo di vita, poi magari suonava pure per la governante, però insomma preferiva chiacchierare con l'aristocrazia. Allora, poi vi arriverà, perché è una cosa proprio di oggi. Il nostro Andrea, sì? Renato, ti è piaciuto il concerto? Sì. No, no. Siamo очень понравилось, все сказали, что Андрей был молодец, комплиментов много сделали. Вот это наша музыкальная школа. Здесь он уже учится 4 года и делает большие успехи, чему мы очень рады. Andiamo. И вот мы от радости решили пойти в ресторан Paglia e Fieno, который находится на нашей улице. Andiamo a cenare in ristorante Paglia e Fieno. Giusto? Perché meritiamo, sì? Мы заслуживаем этого. После такого концерта потрясающе. Тебе piaciuto il concerto? И вот он наш ресторан любимый. Вот это ювелирный магазин Манджука. Очень хороший. А это наш ресторан Paglia e Fieno. Находится прямо на нашей улице. Мы все голодные. Grazie, Андреюшка. Grazie, Андрея. Grazie. Столик номер 7. Нравится мне эта цифра 7. Хорошо, здесь тепло. Come si sta bene con il caldo? Sì? Come ti senti, Andrea? No, poi... Bene. Bene. Bene, che prendi? Andrea? Che prendi? Io ancora non so. Non so. Сегодня маэстро рассказывал про жизнь Шопена и про его любовную историю. Мы уже приступаем к еде. Все очень голодные. Вот, принесли закуски. Супли и оливы аскулане. Ребята, пицца, la mia vegetariana. La solita margherita di Lele. Tu che hai preso la margherita? Margherita. Renato pure margherita. E Andrea con i funghi porcini, sì? Buon appetito. Buon appetito. Stalanza Bonios.
Welcome da voi. Andiamo a casa. Sì. Sì, sì. Piove. Это наша улица. Такая нарядная, праздничная. Tutto così illuminato. Voglio vedere il mio balcone illuminato. Вот наш балкон праздничный. Бегут мои мальчишки домой. Кутиков нет, потому что дождик. И гадти, сезон у нас кости. И вот мы уже дома.